Dopo aver iniziato con il piede sbagliato, il Cesena reduce dalle vittorie contro Pontedera, Ancona e Fermana affronta la Spalla al Dino Manuzzi con l'obiettivo di tornare a vincere il derby emiliano-romagnolo, così come la Spalla che l'ultimo derby lo vinse nel 2002 con una rete di Sergio Pellissier. Minuto 1:30, Donnarumma trova lo spazio giusto sulla fascia, mette dentro al centro per Spendi che colpisce di testa. Alfonso devia la conclusione, ma non è sufficiente e arriva il gol lampo del Cesena, avanti bianconeri dopo 90 secondi. A mettere il nome sul tabellino è il solito Christian Spendi. Il Cesena si rende ancora pericoloso, minuto 8, calcio di punizione su cui va Varone che con questo missile prende in pieno la traversa, calcio di punizione su cui il numero 5 mostra tutta la sua classe. Si affaccia alla Spalla, minuto 13, con questo calcio di punizione, la traiettoria è velenosa, Pisseri ci arriva ed è bravo a dire di no. Ancora Spalla, minuto 25, Maestro conclude dalla distanza, la palla finisce alta sopra la traversa, sono le uniche due occasioni degne di nota per la Spalla. Alla mezz'ora si riaffaccia il Cesena sul ribaltamento di fronte, palla sui piedi di Berti, elegante il trequartista che si aggiusta la sfera sul destro e conclude, palla che si alza di poco sopra la traversa, azione meravigliosa al minuto 36 del Cesena, tutto di prima, lo scambio tra Corazza, Adamo e Spendi che di prima intenzione conclude superando Alfonso per la doppietta personale, per lui è il quarto gol in tre partite, giocatore fenomenale alla corte di Domenico Toscano. A un minuto dalla fine del primo tempo, calcio piazzato per la Spal, Siligardi cross al centro, la conclusione di testa finisce fuori, finisce 2-0 il primo tempo. La prima occasione invece nella ripresa arriva al minuto 73 con Prestia che cerca la conclusione complicata, la palla finisce alta e non impensierisce la difesa avversaria. Minuto 78, bravo Carpo a sorprendere Arena in difficoltà. Quest'oggi l'attaccante si immola verso la porta e serve al centro un cioccolatino da scartare per Corazza che segna con un tocco sotto e realizza il tris, segnando la quinta rete stagionale, portandosi così in testa alla classifica marcatori. All'89esimo due tentativi per Antenucci che sulla respinta di Pisseri la seconda volta riesce a mettere in rete e segna il 3-1 per la Spal. Spal che si rende pericolosa poi nel finale, questa volta con Siligardi vicinissimo al gol del 3-2 con la conclusione che trova l'ottima respinta di Pisseri che ha degli ottimi riflessi. Il Cesena vince 3-1 contro la Spal e conquista il quarto successo consecutivo grazie a Spendi e Corazza. 14 gol fatti e 2 subiti per la squadra di Toscano nelle ultime 4 gare di campionato.